Noi abbiamo dedicato a un grandissimo popolo. Però è una canzone che va ascoltata col cappello quello grande, non è una specie di sombrero proprio piccolo. Sì. E chi la canta di solito così mangia riso. Certo. I cinesi contro la crisi, la soluzione sono i cinesi, i cinesi contro la crisi, la soluzione sono i cinesi. Non ci vedevo più una mazza, non riconoscevo più neanche mia moglie, non leggevo neanche più il mio codice fiscale. Allora avevo bisogno di un paio d'occhiali. Sono andato da un'ottica italiana e volevano 420 euro. Sono andato da un ottico cinese, 50 euro! Io pensavo gratis. I cinesi contro la crisi, la soluzione sono i cinesi. I cinesi e contro la crisi, la soluzione sono i cinesi. Mio nonno stava male, aveva bisogno di un pacemaker. Sono allora, belli questi. Sono belli. Allora sono andato... C'hanno i LED. Sono andato da un rivenditore italiano di pacemaker. Con i LED. Sai cosa voleva un manno? Sì. Voleva 372 euro. Però non c'erano i LED quelli. Allora sono andato da un rivenditore cinese, 62 euro. Con i LED. Però dopo sei mesi il nonno è morto. No! Perché no. Montava, purtroppo montava batterie. Che non vanno bene. Cinesi, no! Ma dovevano meno però, dovevano meno, dovevano meno. I cinesi e contro la crisi, la soluzione sono i cinesi. I cinesi e contro la crisi, la soluzione sono i cinesi. E a mano mia figlia doveva fare la comunione. Allora sono andato in un ristorante italiano. Sì. Volevano 25 euro. 25, molto, molto. Allora sono andato in un ristorante cinese. Sì. Con i wonton, il gelato flitto, la glappa di Losa. Volevano solo 12 euro. Così ho cambiato anche i parenti italiani con quelli cinesi. I cinesi contro la crisi. Non ce l'abbiamo fatta. La soluzione sono i cinesi, i cinesi, e contro la crisi, la soluzione sono i cinesi. Manno, dovevamo festeggiare l'addio celibato di un mio amico. Sì. Allora ci è andati a prendere un'entraîneuse. No. C'è cos'è un'entraîneuse? Una puttana l'entraîneuse. No, ah, si è capito. Italiana voleva 50 euro. Allora ci è andati da un'entraîneuse cinese, piccolina, manovrabile. Tutto compreso, 12,50 euro. Lo so, ma ne devi prendere due perché sono più piccole. I cinesi contro la crisi, la soluzione sono i cinesi, si scherza. I cinesi si contro la crisi. Della parrucchiera, non la soluzione. La parrucchiera italiana. Sono i cinesi. Sì. Sì, dai. Dovevo tagliarmi i capelli. Dovevo tagliarmi i capezzoli. I capelli. Allora sono andato da un coiffeur italiano. Sì. Quel ladro di Sammy. Ciao Sammy. Voleva 30 euro. Sammy. 30 euro. Allora sono andato da un barbiere cinese. Mi ha fatto con la scodella in testa. 8,20 euro. No, no. Incredibile. Non è tanto. Sono fantastici. Tutti. I cinesi contro la crisi, la soluzione
sono i cinesi, i cinesi contro la crisi, la soluzione sono i cinesi. Questa canzone la vorrei dedicare al mio amico Aldo Galli. Chi è Aldo Galli? Aldo Galli, bene, dai, abbiamo scherzato. No, bellissima canzone. No, io volevo ricordare che in una di queste grandissime